Siamo arrivati a Santa Margherita Ligure per la prova stampa della nuova BMW R1003GS. Domani la guideremo, partiremo da qui e faremo un bel percorso nelle zone della Val Trebbia e della Val d'Aveto fino anche alla Sella dei Generali per poi terminare alla sede della BMW GS Academy. È tutto pronto per la partenza qui a Santa Margherita Ligure. Ora proveremo questa, che è la versione con le sospensioni sport, quindi la più alta, e poi durante la giornata ce le scambieremo anche per provare il sistema di abbassamento automatico, che è molto interessante e vogliamo capire un po' come funziona. Siamo arrivati alla Sella dei Generali, dove inizia il piccolo tratto di sterrato che proveremo dopo. Adesso siamo fermi per una pausa perché stiamo facendo le riprese video e non vi ho aggiornato molto prima perché non ci siamo praticamente mai fermati, ma abbiamo fatto la Val d'Aveto, che è molto guidata per chi non la conoscesse, e questo tratto è veramente eccezionale. Ci sono un sacco di cose da dire, ma vi aggiorneremo poi nel pezzo su roadbook, perché sono tante tante cose da raccontare. Dopo una giornata in sella siamo arrivati alla GS Academy e siamo partiti questa mattina da Santa Margherita Ligure. Siamo stati in sella più o meno tutto il giorno facendo la Val d'Aveto, la Sella dei Generali e poi tutte le colline fino ad arrivare qui. Da dove iniziare? Ci sono tantissime cose da raccontare di questa nuova moto. Partiamo dal design: è una moto completamente nuova. È stato tanto discusso questo faro. A me personalmente piace, ma quello è soggettivo, l'importante è l'efficacia. Il design ha ridisegnato praticamente tutta la moto. Il faro, a prescindere dall'estetica, è molto efficiente perché è a matrice di LED, quindi gestisce gli anabbaglianti, e le luci cornering con questa appunto matrice di LED. Per quanto riguarda la dinamica di guida, si ritrova subito lo spirito della GS. Il nuovo telelever è stato completamente ridisegnato, ora ha una logica di funzionamento differente, ma è migliorata l'efficacia, quindi non accusa alcun trasferimento di carico neanche nelle frenate, la moto rimane bella piatta e questo giova durante la guida anche nell'apertura e nella chiusura, quindi quando entra il freno motore Non si ha un affondamento in avanti delle sospensioni. La taratura poi è molto ben bilanciata. Io ho guidato questa Trophy che monta le sospensioni, quelle ad escursione più lunga, sono 220 mm di escursione, e l'ho trovata con un sostegno molto molto efficiente e efficace. Mi è piaciuta tanto da un punto di vista di ciclistica e di dinamica di guida. Il boxer poi col baricentro molto basso aiuta tantissimo, si sente che è una moto pesante solo ed esclusivamente da fermo. Se provi a inclinarla come per farla leggermente cadere di lato, allora senti che è pesante, ma durante la guida sembra una media. Sul motore ci sarebbe da dire molto, e la cosa davvero interessante è l'efficacia di questo motore, perché dai 1000 giri riprende aprendo il gas senza un sussulto e senza alcun problema, e nel range di utilizzo che è classico del viaggiatore, che sta più o meno tra i 3 e i 5000 giri, è il range di utilizzo dove la coppia è cresciuta di più rispetto al 1250, quindi ha una bellissima schiena proprio nella parte dove serve di più, e poi è cresciuta tanto anche in alto, quindi per chi si vuole azzardare a superare i 6-7 mila giri diventa veramente una super sportiva.
Per quanto riguarda la protezione aerodinamica, io ho guidato quasi tutto il giorno questa Trophy, che è quella con le sospensioni sport ad escursione più lunga, 220 mm contro i 200, e con la sella alta. Quindi col cupolino tutto su, la protezione aerodinamica arrivava comunque a coprire tutto il casco. Il cupolino, che ovviamente ha la regolazione elettronica. Ci sono comunque tante configurazioni in base all'altezza, si può scegliere una sella più bassa o più alta e cambia quindi anche la triangolazione con le pedane. Io che sono abbastanza alto con la gamba lunga, con la sella più alta di tutte mi trovo benissimo. Questa è a 890 mm da terra, la più bassa è a 800, quindi la differenza è molta. Ho provato anche quella da 800, a me risulta troppo bassa perché ho le gambe molto piegate, ma per persone meno alte potrebbe essere un'ottima soluzione. Stessa cosa per i cupolini, ci sono di diverse misure, quindi anche lì varia la protezione e ce la si può cucire un po' addosso. Quello che ho trovato invece poco efficace come protezione aerodinamica sono i paramani, perché nella parte inferiore non sono molto accentuati, quindi arriva parecchia aria sulle dita. Stamattina che c'erano 6-7 gradi, io ho portato guanti estivi e si sentiva un po' l'aria sulle mani. Però comunque ha le manopole riscaldate e le selle riscaldate che aiutano tantissimo. L'unica cosa che un po' ho trovato non essere perfetto è il cambio. Nel 99% delle situazioni è precisissimo. Quando invece non gli fai capire quello che stai facendo, quindi fai un po' il contrario di quello che si aspetta, ovvero hai terminato l'accelerazione, magari hai il gas leggermente chiuso e metti una marcia a salire anziché scalare, lui scalcia un po' in avanti. Questa cosa è un po' scomoda, ma è comprensibile perché lui si aspetta gas chiuso una scalata anziché un inserimento di marcia. Invece anche col gas pelato e col gas aperto, anche a bassi regimi, entrano le marce in maniera molto molto precisa. Il menu della moto, di gestione della moto, è rimasto più o meno invariato, ci sono state aggiunte alcune funzioni, ma la logica di funzionamento è la stessa. La differenza più importante è stata effettuata nel blocchetto di sinistra, dove non abbiamo più il tasto dedicato alla regolazione delle sospensioni, ma c'è questo tasto frecce, diciamo, che agisce su un menu rapido che si attiva con questo tasto. È un menu differente rispetto a quello principale, quindi se io scelgo di impostarlo come predefinito sul parabrezza, usando le due frecce anche fuori dal menu, lui in automatico alzerà e abbasserà il parabrezza. Se io invece entro e lo modifico e vado ad esempio sugli ammortizzatori, poi esco, quando uso questo tasto lui mi fa la selezione rapida tra le sospensioni Dynamic o Road. Dopodiché c'è la selezione del Traction Control, appunto l'altezza del parabrezza, i riscaldamenti e la regolazione della distanza per quel che riguarda il Cruise Control adattivo. Invece, tenendolo premuto per 2 secondi, si può assegnargli una funzione extra. In questo caso è impostato sui riscaldamenti, quindi riscaldamento manopole e riscaldamento sella. L'altra grande novità che ho appena menzionato è appunto il radar, che è frontalmente posizionato in questa posizione e invece dietro lo si trova qua in mezzo. I radar hanno 3 funzioni principali che sono tutte molto utili. La prima è il cruise control adattivo, che è una cosa opzionale, facoltativa, che non sarà necessaria ma che è di una comodità estrema, perché soprattutto per chi viaggia magari nei fine settimana dove il traffico è intenso, il cruise control normale spesso e volentieri invece non si riesce a utilizzare perché bisogna staccarlo, perché c'è traffico, perché ci sono le macchine. Invece con questo sistema qua uno lo inserisce e poi si regola da solo, comodissimo. L'altra funzione interessante è quella di copertura dell'angolo cieco. C'è questo triangolino nello specchietto, sia a destra che a sinistra, che si accende quando sta arrivando un veicolo da dietro che ci sta superando, comunque che arriva più veloce, e nell'angolo cieco si accende e avvisa
per evitare il sorpasso. L'altra funzione molto interessante che utilizza il radar frontale è quella di assistenza alla frenata. Se ci stiamo avvicinando troppo rapidamente al veicolo che ci precede, viene rilevato, viene segnalato prima con un avviso luminoso sul display, esce una spia rossa molto evidente, dopodiché se non si interviene la moto dà una leggerissima frenata per darti proprio un colpetto di freno per avvisarti, e poi cosa succede? Che quando tu intervieni sui freni, allora lei ti supporta aumentando la potenza frenante e calibrandola anche col freno dietro per ottenere la frenata migliore. L'abbiamo provata anche in fuoristrada per pochi chilometri su strada bianca, quindi tutto molto semplice. Abbiamo trovato un'ottima taratura del traction con le mappe Enduro Pro, dove tra l'altro si possono selezionare due diversi tipi di intervento del traction a seconda se si montano gomme stradali o gomme tassellate. La guida in piedi ha una buona triangolazione, il manubrio è un po' basso nella configurazione di serie, e la cosa un po' strana è che, essendo molto molto stretta tra le gambe la sella, questa cosa è molto comoda e utile quando si devono appoggiare le gambe a terra, ma nella guida in piedi risulta leggermente più largo il telaio, quindi appoggia prima lo stivale sul telaio e poi bisogna un po' piegare le ginocchia lì dentro per abbracciare la sella. È una cosa che ho notato all'inizio, ma poi ci ho fatto subito la mano e si riesce a dirigere la moto molto bene con le ginocchia facendo questo movimento. Insomma, le novità sono davvero tante. La cosa che ritroviamo è sempre un'identità GS, perché anche appena saliti in sella questa mattina, dopo 2 o 3 chilometri già ci sembrava una moto conosciuta. È stata ridisegnata completamente, totalmente diversa, ma si ritrova sempre quel feeling, quel piacere di guida, quel divertimento, quella comodità tipica di BMW. Quindi aspetteremo di averla per uno dei nostri viaggi. E da qui è tutto, vi saluto.